ci ritrovati insieme per l'ultimo appuntamento del mese di novembre dell'agenda del santuario e ripercorreremo assieme a Mariana Lops dell'ufficio accoglienza Pellegrini che saluto e ringrazio per essere ancora qui con noi. Grazie Ciao Mariana, te, bentrovata. Grazie a te Leo e grazie dell'invito. Ripercorreremo alcune, eh, alcuni dei momenti salienti che eh, il santuario e i tanti pellegrini giunti qui a San Giovanni Rotondo appunto in questi giorni hanno vissuto ehm, in occasione di alcuni importanti appuntamenti. Ne abbiamo dato notizia Marianna, partiamo con il primo, fin dall'inizio del mese di novembre, ecco la traslazione delle reliquie di San Piero da Pietrelcina dalla chiesa a lui intitolata a quella di Santa Maria delle Grazie è un evento importante che come sempre domenica scorsa ha visto, nonostante il brutto tempo, Infatti. davvero tantissime persone. Sì. Presenti tante persone, tante autorità, hanno partecipato alla traslazione del corpo di San Pio dalla chiesa San Pio da Pietrelcina, quindi dopo la Messa delle 10 celebrata da Monsignor Franco Moscone, il corpo di San Pio è stato portato nel vecchio santuario di Santa Maria delle Grazie per poi essere posto nella cripta di Santa Maria delle Grazie. Ricordo che Padre Pio riposerà lì, insomma aspetterà lì tutti i fedeli che verranno a San Giovanni Rotondo fino alla, a Pasqua. Attorno poi alla domenica di Pasqua, la domenica antecedente la Pasqua, o meglio la domenica antecedente le palme, il corpo di San Pio sarà riportato nella, nella chiesa inferiore e eh, tuttora quindi è possibile visitarlo lì nella cripta di Santa Maria delle Grazie tutti i giorni dalle 7 alle 19, eh, mentre la chiesa di San Pio resterà aperta per la visita dalle 7 alle 17. E sono informazioni importanti per chi magari sta organizzando il proprio pellegrinaggio qui a San Giovanni Rotondo in questi eh, mesi invernali. Allora Marianna torniamo a domenica e ascoltiamo la breve riflessione, alcuni stralci della breve riflessione che Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo ha dettato in occasione dell'omelia che ha preceduto la traslazione delle spoglie mortali di Padre Pio dalla chiesa di San Pio appunto a quella di Santa Maria delle Grazie. Qui di San Giovanni Rotondo, devoti di Padre Pio si aggiunge una terza motivazione che è devozionale e quella del ritorno dell'urna con la sacra reliquia del nostro santo dalla cripta inferiore, quella estiva, a quella tradizionale e superiore. È un motivo per guardare a Padre Pio e vedere come in lui veramente Cristo si sia fatto re e abbia dimostrato la sua regalità in una persona e in un carisma, guardando a Lui, riconosciamo di sicuro la verità della regalità di Cristo. E anche, e anche l'invito ad essere sempre e continuamente lieti nella speranza, perché Cristo è Colui che è presente, che era da sempre e che viene continuamente nella nostra vita, come ci ricorda il testo del libro dell'Apocalisse e la lettera agli ebrei. Padre Pio, per grazia, è stato identificato anche corporalmente nella carne a Cristo Re, crocifisso e risorto, con i segni della sua passione, del dolore sofferto fino alla fine e nello stesso tempo delle ferite gloriose della risurrezione. Questo per grazia Padre Pio ha, vi ha vissuto come identificazione al suo Signore, Cristo crocifisso e risorto, Re dell'universo. Ma questa grazia in lui si è trasformata in missione. La sua vita è diventata vita offerta attraverso la preghiera attraverso l'incontro, attraverso l'accoglienza, attraverso il perdono e la misericordia che offriva continuamente, è diventata espressione di questo servizio verso l'umanità, di questo abbassarsi e caricare su di sé il peso di ogni sofferente nel corpo, nello spirito e nell'anima. È stato in questo modo il Samaritano di ognuno e di tutti, il Samaritano dell'umanità. E allora guardando a, lui, guardando a lui, possiamo riconoscere anche la nostra missione di credenti e di devoti e identificarci nella parola di Dio che nella festa di Cristo Re ci è stata annunciata e che abbiamo ascoltato. Chiediamo a Padre Pio che ci aiuti in questo percorso, che ci renda in parte anche se non nella perfezione sua, simile a Lui in questo cammino di accoglienza e di identificazione. Saremo anche noi parte del regno del Signore, che è il regno di vita, di gloria e di servizio. Regno di amore senza fine, che collabora a che la morte sia vinta, che il male sia sconfitto, che la pace vinca e che l'amore renda Dio tutto in tutto. Da queste parole di padre Franco abbiamo ascoltato ecco, alcuni dei tratti della spiritualità di padre Pio, parlavamo Marianna anche delle tante persone nonostante il brutto tempo ecco, presenti alla traslazione, tra questi anche numerosi gruppi folclorici della Federazione Italiana delle Tradizioni Popolari che già dei giorni precedenti alla traslazione erano qui a San Giovanni Rotondo per rendere omaggio appunto a padre Pio e vediamo anche delle immagini. È vero, hanno partecipato in tantissimi e anche i gruppi folcloristici con tantissimi bambini in abiti tradizionali. È stata davvero una bella emozione. Un bello omaggio a Padre Pio. Eh sì, in effetti, stiamo vedendo. Alcune, alcune immagini dei, del momento di preghiera, ecco, vediamo anche di spalle Padre Rinaldo, il guardiano eh, del convento, con eh, questi gruppi che con i loro vestiti, con eh, i loro colori, davvero ci hanno tenuto ancora una volta, perché è una tradizione che ormai si ripete da diverso tempo, a rendere omaggio a eh, Padre Pio, eh, legati al nostro santo, davvero da una grande spiritualità, e ne abbiamo parlato anche nel corso del nostro programma contenitore quotidiano. Già studiato, davvero un momento molto bello, molto forte, molto sentito. E a proposito di gruppi che sono giunti qui a San Giovanni Rotondo, sono anche tanti i presbiteri delle diocesi che scelgono la città di San Pio per i loro esercizi spirituali. Due giorni fa eh, il santuario ha avuto l'opportunità di ospitare i presbiteri della diocesi di Potenza guidati dal loro pastore Monsignor Salvatore Ligorio. Carissimi, siamo venuti in pellegrinaggio sulla tomba di San Pio da Pietralcina. Mentre come presbiterio dell'arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano, Massico Nuovo, viviamo due giorni di formazione permanente. Affermare che non resterà pietra su pietra è un invito a non identificarci con l'opera delle nostre mani. Nessuno equivale ai risultati raggiunti o agli obiettivi perseguiti o alle costruzioni realizzate. Dalle parole di Gesù si evince come non sia scontato custodire la fede. Essa, infatti, è sempre passata al vaglio della prova, subisce non poche incrostazioni ed è intaccata da molte diepidezze. Viene per tutto, per tutto il momento della fede nuda, quando cioè quello che fino a qualche istante prima sembrava rassicurarci, svanisce nel nulla. Quanto la mia vita è capace? Di resistere in quel frangente. È la notte, è il luogo della fede, è il buio, il momento in cui sono chiamato ad attestare in che modo voglio attraversare l'oscurità che mi sovrasta. Ma quel momento non si improvvisa. La mia capacità di resistere, infatti, esprime e manifesta ciò che anche prima ha dato sapore alle mie giornate. Vorremmo tanto conoscere l'esperienza di qualcosa di diverso senza dover attraversare la fatica e il travaglio e invece questo non accade mai in modo indolore. Vorremmo tanto che il Vangelo diventasse carne della nostra vita senza conoscere l'appronto, la prova, l'ostilità, il rifiuto e invece esso si realizza solo attraverso la capacità di restare fedeli. Come si fa ad affrontare il momento in cui tutto sembra sconfessare le nostre certezze, con la consapevolezza che anche in quel frangente starà accanto a noi colui per il quale sono preziosi persino i capelli del nostro capo. San Pio ne è un esempio luminoso, è una testimonianza autentica, intercede per ciascuno di noi. Perché possiamo restare fedeli fino alla fine. E l'ultimo appuntamento che vi vogliamo raccontare non è strettamente relativo al santuario, ma ad una persona che del santuario potremmo dire è stata eh, davvero una parte attiva e una colonna portante. Sto parlando di Fra Donato Ramolo che giovedì scorso ha presentato a Morcone, che è la cittadina. Uh, entro la quale risiede, entro il quale c'è appunto il convento di uh, Fradonato, uh, ha presentato il libro uh, Storia dell'amore di Dio nella mia vita. No, lo abbiamo detto Marianna. Cari amici, anche nel corso dell'ultima puntata dedicata al programma dei missionari, ecco, Fradonato ha presentato questo libro relativo alla sua esperienza in Africa, la sua vocazione. È davvero un momento, è stato un momento sì. molto bello con tanti frati anche di San Giovanni Rotondo. Tra l'altro Fradonato è stato tanti anni a San Giovanni Rotondo portando, portando avanti proprio l'opera delle missioni. Molto, molto cara ai frati Cappuccini, quindi è stato molto emozionante e gli auguriamo insomma tanto bene. Sì, in effetti è così, abbiamo visto anche collegato poi alcune immagini con il vescovo di Goremo, signor Rosario Pio, fratello di eh, Fradonato. Dunque eh, davvero un momento di festa molto molto partecipato. Ci tenevamo anche a darvi menzione davvero di questo appuntamento. Adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi continuiamo ancora a raccontarvi l'agenda del santuario. Eccoci ritornati ancora qui in studio con Mariana Lops dell'ufficio accoglienza Pellegrini, stiamo raccontando gli appuntamenti dell'ultima settimana nel santuario di uh, Padre Pio e abbiamo visto anche di questi esercizi spirituali che stanno coinvolgendo uh, i presbiteri di diverse diocesi, abbiamo visto di quelli della diocesi di Potenza, stavolta invece andiamo in Calabria alla diocesi di Cosenza che hanno concluso il 22 novembre scorso uh, appunto i propri um, esercizi spirituali. A presiedere la celebrazione eucaristica conclusiva l'arcivescovo di Matera, Monsignor Giuseppe Caiazzo, mentre era presente anche Monsignor Giovanni checchinato arcivescovo di Potenza. Ascoltiamo insieme la riflessione di Monsignor Caiazzo. Vengono lette e meditate nella Sacra Scrittura che ci appartengono, che sono molto vicine a noi e che sono un po' alla fine la nostra storia e ancora di più. La storia che Dio fa con ognuno di noi, con le nostre comunità, con le nostre famiglie, sembrano fatti lontani quelli che a volte ascoltiamo e invece proprio perché la parola di Dio è di Dio, la parola di Dio è sempre attuale, efficace, parla all'uomo d'oggi e per quanto possano cambiare i tempi, la parola di Dio non cambia mai perché è sempre la stessa. Non è la parola che si deve adeguare ai tempi, ma sono i tempi che devono entrare nella parola di Dio e quando i tempi entrano nella parola di Dio, ci si rende conto di come questa parola è vicina alla nostra vita, alla nostra storia, alla nostra famiglia. Per cui quello che abbiamo ascoltato per esempio nella prima lettura sembrerebbe una storia d'altri tempi, eppure se ci pensiamo nelle nostre famiglie c'è stato un modo bello che la fede è stata trasmessa a noi figli esattamente proprio dai nostri genitori, dai nostri nonni dove ci hanno parlato e incoraggiato ad essere fedeli a Dio piuttosto che agli uomini, fedeli alla grazia di Dio piuttosto che al potere, fedeli a ricevere l'amore di Dio e la pace di Dio piuttosto che al modo di pensare della gente comune. No? Io penso e mi ricordo sempre, per esempio, ma probabilmente... Quante mamme nelle nostre case dicevano questo, ma ricordo sempre mia mamma che ci insegnava questo. Figlio mio, ricordati, la grazia di Dio da chiedere a Dio è la pace nella casa. Grazia di Dio innanzitutto. Chiedere la grazia di Dio significa vivere questa comunione profonda con Dio dove riconosco i miei limiti, le mie fragilità, il bisogno di Dio perché nonostante la sofferenza, nonostante le ingiustizie, nonostante la morte stessa che a volte entra in modo ingiusto nella vita delle famiglie, ricordati di rimanere sempre fedele a Dio cercando quella grazia che poi d'altronde è quello che proprio San Pio ci ha sempre insegnato e ci insegna a tutti i fedeli, a coloro che vengono qui, che cosa ha sempre chiesto? Due cose, confessarsi e... Ricevere l'Eucaristia. Sapete che San Pio si arrabbiava quando eh, si metteva lui prima di Dio. No? Molti cristiani, non è il caso vostro, no? no, non è il caso che mettiamo Padre Pio prima di Gesù Cristo. Non è possibile, perché Gesù Cristo è colui che ha reso partendo dall'Eucaristia: Santo Padre Pio. E se io non vado a Gesù Cristo, il mio culto e la mia devozione verso Padre Pio non serve a niente, non serve a niente. Posso fare tutti i pellegrinaggi dalla mattina a sera a venire qua. Non mi servono se non incontro Gesù Cristo. Questo mi dice Padre Pio, questo mi dice Padre Pio. E allora ecco chiediamo al Signore che ognuno di noi da questa Eucaristia possa trovare pace, possa trovare pace. Forse è venuto qui per chiedere qualche miracolo particolare, possa trovare quella grazia di Dio che ti santifica, che ti guarisce interiormente e che guarisce innanzitutto il tuo cuore, la tua mente, ancora prima di guarire le ferite che forse ti stai portando dentro, la malattia, la sofferenza, che questa grazia ti aiuta ad affrontare anche con forza, con coraggio. Con determinazione, sapendo che Dio è sempre con te, accanto a te. Così sia. E continuando a parlare di gruppi, Mariana, davvero nelle scorse settimane abbiamo fatto, potremmo dire, una buffata di gruppi di lingua straniera, davvero provenienti sì. da ogni parte del mondo e eh, continuano ad esserci gruppi anche in questi giorni, in queste settimane. Sì, come abbiamo visto dai contributi, molte sono le diocesi italiane, ma anche tantissimi gruppi in lingua straniera e in particolare due di loro, uno proveniente da Malta e uno proveniente dalla Spagna, hanno voluto condividere con noi la loro esperienza lasciandoci un breve messaggio. E allora partiamo con il gruppo maltese, breve videomessaggio di saluto che ci è arrivato. We're coming from the small island of Malta, the little island in the Mediterranean. And we're devoted to Padre Pio. We're here. I've been coming here years and years over. This time I've got a lucky group, a really lucky group because we found really good weather. And we're intending to spend five beautiful days here, touring around the place, enjoying all the sacred places connected with the life. And what has been part of Saint Padre Pio. We'll take these memories back with us, and we're sure we'll be bringing back so many more Maltese to San Giovanni Rotondo. It has to be marvelous again. Thank you. Thank you for your hospitality. It's great being here. andiamo España pero este quest otro saludo que ascoltiamo insieme de questo grupo spagnolo. Estamos aquí el grupo de oración de, de padre Pío de Puerto de Mazarrón en la diócesis de Cartagena en murcia, España y hemos venido pues con el deseo de peregrinar de peregrinar y de encontrarnos el, con el, aquel que nos reúne cada mes, cada mes a, a sus hijos espirituales para rezar y por la paz como, como él quería y para crecer para crecer espiritualmente sobre todo con, eh, con, con su ejemplo y crecer en el amor a jesucristo. Hemos venido con, con un gran deseo eh, para eh, celebrar la, la Eucaristía y estamos verdaderamente contentos, contentos de, de, de poder estar aquí en esta, en esta mañana celebrando la, la Eucaristía en el antiguo santuario, la antigua capilla donde él mismo celebró durante tantos años y ahora poder visitar también la casa de alivio y de misericordia que entre todos los grupos de oración eh, sostenemos, con lo cual eh, nos anima a ser buenos hijos y mejores hijos de, de Padre Pío. Y yo creo que solamente nos queda decir todos juntos una cosa. ¡Viva! ¡Viva! Grazie, grazie anche a questo gruppo proveniente dalla Spagna. Allora Marianna concludiamo la nostra agenda con uh, gli ultimi appuntamenti eh, che riguardano il santuario. E eh certo, da ieri, mercoledì 29 novembre in Chiesa Santa Maria delle Grazie alle ore 18 in corso la novena in preparazione alla solennità dell'Immacolata Concezione. Presieduta da padre Francesco Ruffato del Santuario della Verna. Al tal proposito ricordiamo un altro anniversario importante, gli 800 anni del presepe di Greccio. Per cui anche San Giovanni Rotondo partecipa alla celebrazione di questo importante anniversario. Come abbiamo visto con Padre Rinaldo che sta preparando il suo presepe. E nei giorni scorsi è stato posto addirittura l'albero vicino alla chiesa antica. Quindi proseguono i lavori proprio per, per terminare e per uniformarsi a quello che, che sono le celebrazioni per questo importante anniversario. Ma numerose sono le attività in programma. Per questo avvento, sono state coinvolte le scuole. Lo stesso padre Rinaldo lo aveva detto che avevano girato lui con altri frati per le scuole per coinvolgere le scolaresche. Per cui vedremo poi nei giorni a venire anche le attività proposte da queste scolaresche che aiuteranno sia nella preparazione del presepe, ma anche con canti natalizi e con altre attività collegate. Questa sera alle ore 20:45 ricordo l'adorazione eucaristica, mentre venerdì avremo l'ultima preghiera sotto la croce che riprenderà poi il 12 gennaio 2024 al termine del tempo di eh, Natale. Ovviamente poi nel corso delle prossime settimane avremo modo anche di raccontarvi tanti eventi di cui Marianna faceva eh, menzione eh, di carattere liturgico e non, perché Uh, come dicevi tu giustamente, sono tante uh, le realtà scolastiche che uh, si apprestano a vivere con i frati quest'anno, in vista anche di questo importante anniversario, appunto, il presepe di Greccio, e per rendere anche il Natale un po' più partecipato. Comunque, ne parleremo nelle prossime uh, settimane. Mariana, nel frattempo, io ti ringrazio per essere stata con noi. Grazie a voi. E ci rivediamo la prossima settimana. A tutti voi, grazie per essere stati con noi.